Arriva la versione global di Tower of Fantasy. Era ora o sono in ritardo? Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, questa volta su Tower of Fantasy. Io sono Demitat e parlo di gacha. Oggi siamo su un argomento parecchio scottante. Innanzitutto, che cos'è Tower of Fantasy? Per chi non lo conoscesse, è un open world RPG con meccaniche gacha, quindi fondamentalmente un MMO, ha delle meccaniche MMORPG, ma presenta comunque una meccanica di banner, di pool, sia di personaggi sia di armi, e l'abbiamo trattato nella sua versione asiatica circa 3 mesi fa, quando era probabile l'uscita global, poi successivamente negata da parte dell'azienda, e oggi ci ritroviamo finalmente con la notizia, uscita pochi giorni fa, dell'open beta global. A livello di gameplay non mi dispiaceva, c'erano alti e bassi, c'era qualche bug. E adesso, facendo mente locale, mi ricordo che usando per esempio l'arco, i miei colpi arrivavano ai mob, ai nemici, e il colpo non andava a segno, non per mancanza di mira, proprio per mancanza di danno effettivo in tempo reale, perché poi il danno arrivava dopo circa 30 secondi. Però era uno dei vari bug, insomma, che abbiamo potuto riscontrare. Colpa anche del fatto che magari era una beta e quindi tanti fix poi spero siano stati fatti in futuro, perché io poi l'ho droppato all'annuncio del non rilascio nella versione global, quindi sapendo che non sarebbe mai arrivato da noi, a quel punto ho detto vabbè, la try gliel'ho data, il gioco l'ho visto, ma non ha senso giocarci in cinese. E quindi no, tradurre ogni missione, ogni cosa diventa estenuante. Ho già provato diversi gacha in Jap e quindi c'è un lavorone sopra che non ti permette di giocarlo in maniera easy, in maniera comfy. Però so che c'è una buona parte di community in realtà che in realtà non ha mai abbandonato la versione asiatica. E quindi adesso chissà se magari tra di voi c'è qualcuno, se lascerete la versione asiatica per andare sulla versione effettivamente global, oppure continuerete a stare lì. Quindi scrivetemi nel caso se avete ancora intenzione di continuare Tower of Fantasy. Ah, tra l'altro mi è venuta in mente una cosa riguardo i bug. Ve la ricordate la storia delle sopracciglia? Buggato, l'ho fatto ieri sera, ma raga, io ho un problema. Le mie sopracciglia sono volanti, non so se lo vedete, forse così sì perché in controluce, il mio personaggio ha le sopracciglia che stanno su un altro pianeta. Non so come farlo, perché quando fa le animazioni tornano a posto, però in realtà restano in alto, sì, come due antenne. Non ridete! Non lo so perché, ve lo giuro, non lo so, da ieri sera che sto cercando di capire perché le mie sopracciglia si sono spanculate. Ho trovato anche geniale l'idea di far pullare i personaggi e le armi, ma essendo di base un MMO, noi tutti avevamo un personaggio personalizzato, customizzato, e quindi quello era il personaggio principale, ma che poteva prendere le sembianze del personaggio pullato assumendone tutte le caratteristiche. L'ho trovata bella come cosa. In ogni caso, in questo video vi dirò la mia riguardo. Il fatto di aver fatto un tira e molla da parte dell'azienda, quindi prima sì, forse lasciamo il global, rilasciamo il global, sì, forse no, poi no, non ci sarà la versione global, per poi ritornare sul hey, diamo una try al global, sì, dai, apriamo l'open beta, eccetera, eccetera. Secondo me ha fatto perdere utenza per la strada, perché parliamoci chiaro, in questi 3 mesi comunque ci sono altre uscite, altri giochi, altre esigenze. E la community MMO e gacha è una community comunque molto volubile, molto veloce. Se il titolo non ti prende in un lasso di tempo relativamente breve, è difficile ritornarci dopo. Se vi presentano un gacha e quel gacha nei primi tot secondi, giorni o settimane, in base alla vostra esigenza personale, non vi prende, anche se dopo apportano dei miglioramenti, è difficile ritornare su. Magari qualcuno ci ritorna, ma di sicuro non ci tornano tutte e 10 le persone che c'erano già al day one, al rilascio, quindi quando la news era calda. Questo almeno secondo il mio punto di vista. Quindi mi sembra giusto farvi la domanda: cosa ne pensate di questo
cambiamento dell'azienda. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Ci ritornerete e magari gli darete una try? Perché alla fine è comunque un bel gioco, ci sono comunque delle belle meccaniche. Avevo tanto hype per questo gioco, ci sono le mount, ci sono le moto, ci sono tante cose molto belle, molto fighe, anche i gadget, la meccanica dei gadget all'interno che ti permettono di cambiare il combat. La trovo una scelta veramente carina e in generale secondo me mantiene comunque dei punti di forza, anche se dovessimo fare un paragone con Genshin Impact, cosa che è inevitabile negli ultimi tempi, non credo sia al pari di un Genshin Impact. Sono secondo me giochi diversi. Genshin comunque ci ha abituati ad uno standard molto alto, ne parliamo sempre in live, e comunque Tower of Fantasy mantiene comunque uno standard alto per i giochi da mobile a cui siamo abituati ultimamente, che comunque hanno subito un level up importante. Però oggettivamente Genshin è una spanna sopra, ci ha abituati veramente bene a livello grafico, ma si differenzia anche dallo stesso Honkai Impact, che è sempre della stessa casa di produzione, quindi fondamentalmente è un prodotto a parte. Per quanto riguarda Tower of Fantasy, io devo essere onesta con il prodotto, è un prodotto valido, come ho detto anche prima, è un prodotto che secondo me può regalare emozioni se gli date una try, e sono combattuta, non so se riprenderlo nella forma global. Comunque sul canale vi ho portato anche diverse guide, sia per quanto riguarda la dinamica dei banner, sia per la meccanica delle armi, perché c'è una sorta di cooldown interno, c'è una sorta di catena da reazione interna, quindi sono comunque dei meccanismi molto carini da comprendere, da attuare anche. E poi i gadget, come ho detto prima, comunque vi danno una parte di gameplay che riesce sempre a rinnovarsi in base al gadget che mettete. Tanto per dirne una, se avete un jetpack chiaramente avrete un combat un po' più aereo rispetto, che ne so, ad uno snowboard. Allora in quel caso... No, aspetta, che combat fai con lo snowboard? Vabbè, comunque in ogni caso è un po' più terreno rispetto al jetpack. Comunque sia, se vi interessa partecipare alla beta global di Tower of Fantasy, vi lascio il link in descrizione per compilare il form e avete lì tutte le specifiche, eccetera. Io, come ho detto, non so se ritornerò sul titolo, perché dipende da moltissime uscite. Ci sono tanti giochi meritevoli all'orizzonte e Tower of Fantasy non è che non meriti per me, però mi è passato l'hype. La metto così, mi è passato l'hype purtroppo, quindi semplicemente diciamo che aspetto nuovi titoli. Però vi lascio una parentesi: se sotto il video vedo tanti commenti positivi, nel senso, se volete vedere una run su TOF Global, finalmente quando rilasceranno la versione Global, magari sul sito Viola, innominabile come Voldemort purtroppo, e volete vedere una run insieme a me e volete qualche consiglio, qualcosina, scrivetemelo. E se vedo tanti commenti, posso pensare di fare una run, una one shot magari su Tower of Fantasy, così da consigliarvi, indirizzarvi un pochino verso il farming giusto. Per quello che ho potuto vedere nel mese comunque di beta, un'idea ce l'abbiamo. Abbiamo comunque tutto il funzionamento, appunto, come dicevo prima, del banner e delle armi. Quindi insomma, se posso darvi una mano, ve la do volentieri. Mentre per il resto, noi ci vediamo oggi in live ore 14 e domani, mi raccomando, domani c'è la live ufficiale di Oyolab per la 2.6 di Genshin Impact, non mancate, iniziamo la live domani alle ore 12. Vi aspetto, mi raccomando, per commentare insieme alla mia community. E detto questo, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere tutti i prossimi video, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e se volete vedere altri video del genere in futuro. E detto questo, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me oggi, farmate sempre, sculate sempre, e noi ci vediamo in live e al prossimo video. Bye!